quest'oggi, burloni, dobbiamo affrontare un solo blocco di Venom. Per chi ancora non sapesse cos'è Venom, diciamo che è un nemico di Spider-Man. Però io vi lascio aperte le considerazioni perché alcuni dicono che è un antieroe. Insomma, scrivetemi nei commenti se vi piace Venom o preferite Spider-Man. Io personalmente preferisco Spider-Man. Comunque, oggi siamo in un solo blocco proprio di Venom e andremo ad affrontarlo assieme. Mi vedrete adesso con la facecam, ma da adesso non mi vedrete più. Ragazzi, vi ricordo che questo fine settimana, sabato e domenica, mi troverete al Milan Games Week insieme a Marco e Nico. Faremo 4 meet and greet, 2 sabato e 2 domenica, dalle 11 alle 12.30 e dalle 14 alle 15.30. Vi aspetto, sappiate che per chi comprerà il fumetto avrete anche un saltafila, però per tutti gli altri è gratis, c'è la fila, venite, vi aspettiamo tutti quanti, facciamo un sacco di foto, ciao! Allora, tutti tu in pietra vuol dire farne 3 più 3 che sono 6, più 2 la zappa 8, più 2 la spada 10 e più 1 la pala 11 pezzi. In teoria 11 pezzi di pietra dovrebbero bastare. Guardate, abbiamo anche 4 legni diversi, facciamo subito una crafting table con i 4 legni diversi. Mi piacerebbe un sacco che Minecraft aggiungesse la possibilità di creare tipo le crafting table tutte colorate, quanto sarebbe incredibile con ogni blocco di Minecraft. Sarebbe bello anche per le costruzioni, quindi ehi, Minecraft, prendici assolutamente in considerazione. Insomma, qui facciamo così e così, almeno abbiamo un pochettino più di spazio e siamo anche più comodi. Allora, intanto, oh, sta iniziando a diventare più veloce. Guarda che è diventato più veloce, raga, avete visto? Era più veloce per un istante, è diventato più veloce. Dipende un po' come spacchi, diventa un po' più veloce. E a noi ci piace questa cosa. Siamo a 9 di cobblestone, arriviamo all'11esimo. Eccolo! Niente, eccolo qua, ce l'abbiamo fatta. Allora, facciamo un po' di stick. Io direi che ne facciamo 8, va bene. Anche perché dobbiamo fare 1, 2 e... sì, facciamo questo. Facciamo questo. Facciamo questo qui. Facciamo anche la pala. La spada. Ok, abbiamo fatto tutto. Crafta tutti i tool in pietra. Eccoli qua. 2 di 8. Uccidi 15 Spider-Man zombie. È appena spawnata un'isola molto bella che ora andremo subitissimo a raggiungere. Siccome l'altra volta vi è piaciuto il mio lavoretto per fare la base un pochettino più carina, lo faremo anche oggi. Utilizziamo un po' di blocchi più particolari, ma non voglio farla grande oggi, raga, perché voglio concentrarmi più che altro sulla sfida. Sicuramente, ragazzi, 12 blocchi non ci bastano, però, ragazzi, voglio fare una cosa così. Guardate, faccio 1, 1, 1 e ok, mi posso buttare qua. Oh, è diventato notte tutto di colpo, raga, probabilmente perché dobbiamo ammazzare questi zombie Spider-Man. Ma sono veramente sono degli zombie Spider-Man, sono stupendi, però dovete spawnare, carissimi. Io sono qui ad aspettarvi. Oh mio Dio, ma cos'è? Ma è la cosa più brutta che abbia mai visto nella mia vita. No, no, ragazzi, l'avete visto? Oh mio Dio, è stato veramente qualcosa di allucinantemente brutto. Però non penso che sia... Questo qua, secondo me, non dovrebbe essere qui con me. Dovrebbe esserci qualcos'altro insieme a me. Mannaggia, ho perso tutti gli oggetti. Devo rifarmeli tutti, ragazzi. Va bene, la metti così, gioco. Va bene, non ti preoccupare. Io sono qui pronto per affrontarti e per distruggerti. Allora, spada in pietra rifatta, raga. Sono pronto per andare questa volta. Forse preferivo l'accetta. Però, guarda, sinceramente, mi va bene anche così. Allora, quando vediamo quello lì nero che sta per arrivare, il Venomed Spider-Man, non mi ricordo come si chiama, bisogna stare molto attenti. Ce ne mancano 11, ok. Vai, 2 alla volta. Stavo dicendo 2 alla volta, son buoni. Però mi sa che qua sono un po' più di 2 alla volta, raga. Aiuto, aiuto. Oh mio Dio, anche tu. Vediamo se riesco a non farmi mai beccare, raga. Sarebbe l'ideale come cosa. Qua abbiamo anche una carotina, mangiamola. Così almeno siamo anche full vita. Ok. Si è fatto buttare da quello lì. Mannaggia, non volevo che si colpisse la vicenda. Un andato. E tu dovresti andare. Drops migliorati intanto, raga. Ottima questa cosa. Ok, è morto anche lui. Ne mancano solo 4. Ma c'è una piccola mucca. C'è una mucca lì, raga. Bella la mucca. Aspetta un attimino, mucca. Ok, 4, raga. Forse sono abbastanza questi qua. Non ho visto quanti sono. A parte che possiamo anche non fare per forza tutti critici, ma possiamo anche semplicemente dare un colpo in più, che va più che bene. Questo qua, secondo me, col critico muore. E anche lui. Uccidi 10 Spider-Man. L'abbiamo fatto. Crafta l'armatura di Venom, raga, bellissimo. Chissà che armatura, ragazzi, avremo.
Ok, abbiamo già due lingotti di vero. Ma avete notato che quando non sono qui comunque sembrerebbe funzionare lo stesso ogni tanto? Mi piace questa cosa qua. Allora, mi devo ricraftare queste cose qui. Ok, questo lo mettiamo al secondo posto e la spada al primo. Vedi che va già un po' più veloce, meno male, perché sennò era veramente un disastro. No, tu veramente non devi esserci. Intanto sta uscendo anche il ferro, quindi quasi quasi mi faccio un bel piccone in ferro o in diamante, se riusciamo a farlo con i diamanti, dato che uno ce l'ho già. E ne abbiamo anche tre, ragazzi. No, allora sì, direi che è arrivato quel momento della giornata dove ci facciamo un piccone in diamante. E già che ci siamo, facciamo una bellissima chest. E ne facciamo direi anche due di chest, perché secondo me poi siamo in difficoltà, perché ci sono troppe cose e non voglio avere tutto il disagio di tenermi tutto nell'inventario. No, 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 io queste cose non le voglio. Mi tengo solo queste cose qui e via. Bene, andiamo a spaccare tutto, ragazzi. Vediamo se diventa velocissimo. Guarda quanto è veloce! Siamo già a due drops di Venom, raga. Tre pezzettini di Venom! Che bello, raga! Aspetta, fammi ammazzare un po' di mucche. Oggi le mucche non le voglio, raga. Voglio l'isola libera. Mi dispiace. Voglio l'isola libera. Allora, intanto ne abbiamo 4 più 2, ne abbiamo 6. Facciamoci magari già il corpo. Mamma mia, l'elmetto, raga. Vediamo com'è. Siamo diventati Venom a tutti gli effetti. Oh mio Dio. Sinceramente è un po' un Venom strano, se devo dire la mia. Ah, perché tipo tiene un po' il pezzo davanti e il pezzo dietro. Ma sai che è super bella questa cosa? Mi piace un sacco. Vediamo un po'. E siamo anche super veloci, raga. Guardate che roba. Siamo velocissimi. Ma non riesco neanche. Cioè, va talmente veloce che non riesce a spaccare, raga. Cioè, devo spaccare io così. No, avete capito, raga? Devo continuare a cliccare io, sennò va troppo veloce. Non ci posso credere, raga. Che storia, vedete? Sto continuando a fare i click io. Però qua ci sono dei picconi che vorrei un attimino guardare. Allora, fatemi buttare un po' di cose che tanto qui non le vogliamo neanche. Mi metto direttamente qua. Abbiamo un piccone con efficienza X. Ho buttato il mio piccone normale, raga. Chi se ne frega? Via, via, via. Teniamo anche questo qua. Questo qui è sempre efficienza X. Allora, del resto non ci serve niente. Mi tengo giusto la pala e via. Guarda, no, vabbè, ragazzi, quanto è veloce. È velocissimo. Drops migliorati. Vediamo quanti lingottini Venom abbiamo. 10. 10 sicuramente non bastano. Siamo ultra mega forti, raga. Incredibile. Allora, ne abbiamo 19. E io mi libererei di tutte queste cose che ho nell'inventario. Tanto 19 dovrebbero bastare, sì, perché sono 24 in totale che servono. Quindi siamo a posto. Guarda qua quante cose. Ok, aspetta così. E questo qua è il corpetto. Eccolo qua. Corpetto Venom Body. Sono ufficialmente Venom. Guardatemi tutti quanti in faccia. Pulisci la statua di Venom dalle ragnatele. Vediamola. Dai, raga, che bella è. Ma questa qui, raga, non ci credo. Se avete seguito l'imbrogliato, è la stessa statua che abbiamo fatto dell'imbrogliato. Non ci posso credere, raga. Bellissima questa cosa. Veramente plot twist incredibile. Allora, Spruce e Dark Oak ce li abbiamo. Ci arrivo con solo questi qua. Secondo me sì, dai. Secondo me ci arriviamo. E soprattutto, come al solito, dobbiamo fare un po'. Vedete come ho fatto di qua. Vediamo se riesco a farlo. Guarda che velocità, raga. Sono veramente velocissimo ormai. Eccomi qua. Però non ho la spada. Beh, sì, ho questa qua di pietra. Dai, va bene lo stesso. Via. Un po' più veloce sarebbe stato meglio, ma ce la facciamo andare bene lo stesso. Quante ne abbiamo ancora? Madonna, ma sono tantissime da togliere. È un lavoro perfetto per Venom. Ho appena rotto la spada, raga. Non posso romperle col piccone. Penso proprio di no. Devo andare a trovarmi una spada, raga. Andiamo a trovarci questa spada che forse ci manca, eh. Direi di sì. Spada. Mi sa che è uscita. Non è uscita una spada. Io voglio una spada in netherite, ti prego. Eccola. L'ho vista. Dammi sta spada in netherite, per favore. Ho bisogno di questa spada in netherite più di qualsiasi cosa. Ma non riesco a prenderla, mannaggia. Ci mancano solo questi qua, mi sa, raga. Dobbiamo essere abbastanza scalti per riuscire a farlo direttamente subito, guarda. E abbiamo finito. Penso. Sì, abbiamo finito, mi sa, eh. No, non è ancora finito, raga. Ne mancava solo uno. No, ancora due qua dietro. Ok, ora abbiamo finito per davvero. E sono caduto nel vuoto. Ottieni 10 blocchi di concrete nera. Ma aspetta, quella è concrete nera? O sto dicendo una cavolata? Perché se questa è concrete nera, abbiamo già fatto praticamente. E mi sa che questa è concrete nera. Ok, abbiamo già fatto. Sapevi che Venom odia il fuoco? Stai attento, potrebbe farti molto male. Aiuto? Che cosa devo fare? Pulisci l'isola dal fuoco, stai attento. Ma dove? Aspetta, non la vedo. Dov'è il fuoco? Ah, ho capito. Mi sa che... sì. No, perché insomma, io pensavo...
No, vabbè. Eccoci qua, raga. Molto tranquillamente. Sapete che se odio il fuoco così tanto, qua vuol dire che muoio. Sì, raga, se vuol dire che muoio. Aspetta, ma ragazzo, Sever, dimmi una cosa. Ma se tocco il fuoco, dimmi che perdo la sfida. Sarebbe incredibile. Se perdessi la sfida solo per un tocco di fuoco, sarebbe troppo bello. Proprio così, stai attento, raga. Ci manca solo che finisce il video solo perché ho toccato del fuoco. Che è tipo la sfida più facile del mondo. Comunque, dai, è abbastanza semplice. Qua bisogna essere abbastanza veloci. Me la sto rischiando un botto andare così veloce, eh. Me la sto rischiando tantissimo. Vi immaginate, tipo, tocco il fuoco, finisce il video, schermata nera, ciao. Ma non è questo il caso. Oh mio Dio, raga, mi ha beccato tipo un mezzo fulmine vicino a me. Ok, abbiamo finito, abbiamo coperto. Anzi, abbiamo pulito tutto, raga, che bello. Crafta 5 letti neri. Ma dai... Ma i letti neri come li prendo? Non ce l'ho... Ah, la lana... Vabbè, okay. La lana sì, direi che ce l'abbiamo. Però facciamo le cose fatte per bene. Mi faccio così, così. E mi sono fatto le mie forbicine. Belle, guarda che belle forbici. Guardate che velocità adesso. Allora, ce ne servono 3 per 5, 15. 15 pezzettini abbiamo già fatto. Eccoli qua, 14, 15, 16. Un po' di più di quelli che servivano. Però fa niente. Ok, abbiamo un po' di legno. Sì, dai. Così almeno siamo messi molto bene. Allora, così ne facciamo 4. E così ne facciamo un altro. Aspetta, quello nero bisogna. Il letto nero. Il letto nero. Eccolo. 5 letti neri. Completa il parkour di Venom. Dai, ogni volta. No, vabbè. E come ci arrivo lì? Posso, ce la faccio con la speed? Andiamo. No, non penso che ci possa arrivare fino a lì. Allora, devo arrivare fino qua, ok. No, raga, vi giuro, con la jump è difficilissimo. A parte che posso saltare un bot, che io posso andare lì. Guarda. Posso andare lì sopra. E posso andare qui. Vabbè, ma raga, ma per me questo parkour è troppo fa... Allora. Allora. Io non ho detto che era facile. Ho solo insinuato che potesse essere facile. Ok? È che, allora, il problema... Ok, non ho scusanti, vero, raga? Non penso di avere scusanti in questo caso. Sono andato semplicemente un po' troppo in avanti, ok? Cioè, non arrabbiatevi con... Allora! Allora! Allora, ragazzi, mi raccomando, non prendetevela con me. Può succedere questa... Ma poi sapete che preferirei farlo senza tutta sta roba qua? Cioè, è allucinante questa cosa. Ok, dai, alla fine, raga, è facilissimo. Sono io che sono un po' stupidino, ma basta farlo abbastanza velocemente. Guarda, 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 guarda e guarda! Pensavi fosse così facile? Senza armor. Beh, potevate dirlo dall'inizio questa cosa però, eh. Cioè, adesso così io sono anche morto più volte perché ho detto che era difficile senza armor. Oddio, ma sai che mi fa stranissimo andare così, no? Non ce la faccio, raga. Mi fa troppo strano andare senza speed e tutte quelle cose lì. Oh, mamma mia, raga, sarà veramente complicato. Ed è un parkour semplice, eh. Ma secondo me ha fatto apposta, raga. Era tutto montato perché è difficilissimo passare dalla velocità a non avere la velocità. Questo è impossibile, sto salto. Non si può fare sto salto, sì, signor pieni alti. Come faccio a farlo quel salto? Scusami, eh. Sei sicuro che si può fare? Si può fare. No, vabbè. Mi sono io che sono scarso. Stai dicendo, vero? Fatto, ragazzi. Con Zanna che mi ha scritto non era Ez questo parkour. Me ne sono accorto che non era Ez. No, ragazzi, no! Ok, ci risiamo. Questo qui è difficile. Questo salto qui sembra molto più facile di quello che è realmente. Vuol dire che dobbiamo farlo tutto di fila, tipo così. No, niente. Ok. E qua saltiamo tutto. Ragazzi! Ragazzi! Siamo quasi alla fine! Ce l'abbiamo fatta! Hai completato tutte le sfide. Ragazzi, il parkour sembrava facile, ma non lo era per niente. Lasciate un mi piace e se siete arrivati fino a questo punto, scrivete nei commenti #Venom.